Ma ciao tesori miei, buongiorno e ben ritornate nel mio canale. Oggi siamo, oddio, mi stava già cadendo la roba. Oggi siamo qui perché abbiamo una missione. Mi servono degli ultimi pezzi per la casa. Dove andare se non IKEA? Mi mancava un sacco andare da IKEA. Le persone che spingono, le persone che ti passano sui piedi con i carrelli, le persone che urlano, i chiodi che ti ritrovi in mano e dici: ma che ci faccio? Non lo so, a un certo punto ti senti un pezzo di truciolato anche tu là dentro, si te perdi, diventi un pezzo di mobilio, anche perché fondamentalmente qualsiasi cosa là dentro diventa un pezzo di mobilio. Sì, mi mancava, ma comunque tesori miei, eccoci qui, vi lascio subito alle clip, vi spiega tutto la mia reporter Chiara, sempre io. Oggi partiamo da qua, dall'IKEA. Stiamo andando alla ricerca di varie cose che mi servono e ho preso due regalini per le mie bimbe. Ok, abbiamo preso anche un mini pentolino per le mie tisane. Barattolo per prendere sale e zucchero. Neri, bellissimi. Bello, sì. Bellissimo. E sale. Sì, certo. Bellissimo. Per la cucina ho trovato queste tende fighissime che sono a rullo, perché non sapevo che se mettere o non mettere la tenda, però adesso che sto mettendo una cosa davanti mi servirà una tenda perché devo registrarci Chiarellare in cucina. E ho trovato queste qui, guardate che belle, sono proprio belle, l'ho trovata nera ovviamente e poi ve le faccio vedere, solo che mi è andata a chiedere se questi servono oppure no. Beh. Ho trovato un quadro per lo studio stupendo e adesso siamo qui. Sto andando a prendere una cosa che metterò sempre in cucina. Mamma mia, non vedo l'ora di farvi vedere tutto, raga. Ora che arrivo a casa vi faccio la haul di tutto quanto. Questo è shopping più haul. Preso. Ta-da! Andiamo a prendere due cose. Andiamo a prendere due cose. Sì, due cose. Ok, sto caricando la macchina con tutto. Poi metto dentro, aspetto mamma perché è andata a fare altra cosa, sempre dentro IKEA. Quindi io mo sto, in realtà sto un po' incastrando la roba perché tutto non ci entra, qualcosa lo metto dalle parti dei passeggeri perché non c'è posto proprio. Ho caricato tutto, ho messo il carrello a posto e adesso aspettiamo. Penso che faccio una diretta TikTok nel frattempo che aspetto perché potrebbe volerci un po'. Se ancora non mi segui, seguimi su TikTok. Chiara Paradisi Official. Ed eccoci tornati qui, amori miei. Allora, iniziamo con la haul. Ho preso un sacco di roba. Ho preso fondamentalmente un sacco di roba. Prima di tutto ho preso questo mobiletto qui. Grazie Chiara, sei sempre fantastica, Chiara. Grazie Chiara. Chiara, complimenti. Dimmi, stavo parlando con me stessa. Dimmi tutto. Mamma mia, bacetti sfiziosi. Mamma mia, che fortuna che ho io. Mamma mia, come sono ricca. Ricca. Ricca, perché ho due figlie stupende. Ah, ricca di cuore sicuro. Ok. Cosa? Non c'erano. Ma per il ricco. Dai, leggimi le istruzioni, mamma. Allora. Ma che? Ma di cosa? Ah, è quello della cucina. Sì. Ups. È un carrellino per la cucina. È tappo. Che non so come. Cos'è tappo? Leggo le istruzioni e capisco. Questo è il tappo. Sì, a mamma, sì, è il tappo. Il tappo di che cosa? Non lo so, però sì, è il tappo a mamma. Allora, è bellissimo. Dunque, gioia, cara, luce infinita della mia vita, dell'universo. Ma sei ancora più bella di ieri. Ma oggi è ancora più bella. Ma come fai a essere ogni giorno più bella? Ma me lo dici? Ma come fai? Mamma mia. Mamma mia. Mia mamma. Mamma di mia mamma. Mia nonna. Se l'hai visto anche tu su TikTok è un genio. Sei la luce dei miei occhi. Madonna. Oddio, c'è un nasino freddo. Vatti a vestire, vai, corri, corri, mettiti un giacchino che fa faccia fritto. Mi fai un favore, me li vai a buttare? Grazie. Fantastico.
Vieni via che sta a fare. Un po' il piccolo meccanico. Quella mia chiavetta. La vuoi mettere? Ma questa roba dell'IKEA. Ma ne vogliamo parlare? Ma che soddisfazione, ma manco un figlio maschio. Guarda. La figlia con le palle, tiè. Signore. Carino forte. Bello. Carino, eh? È tipo un carrellino. Poi vi faccio l'home tour, lo vedrete bene dove l'ho messo. Vedrete. Poi ho preso due cuscinoni così, giganteschi, enormissimi, bellissimi, da mettere sul letto. Ho preso uno spazzolino da denti gigante, che vabbè, posso anche utilizzare come tenda per la cucina, a rullo, ma voglio dire. C'è chi starebbe meglio in un altro posto? Poi, oddio. Oh. Tutto a posto. No, ho solo spaccato tutto. Mamma, una coperta bellissima con la luna, bellissima, davvero stupenda. Questa l'ho presa per lo studio, la appenderò al muro in studio. Due dentifrici per metterci le scarpe per non lasciarle aperte in cabina armadio. Ho trovato una ciotola onsa per le mie insalata onse, che non è troppo grande, non è troppo piccola. Mi piace un sacco. Questo lo utilizzerò per quando viene Lea, così gli porto il caffè qua sopra. Ho trovato un'altra tazza, che ne ho già un'altra uguale a questa. Ne ho presa un'altra, così ne ho due, che mi piacevano molto. Per chiarellare in cucina, per quando il vicino mi fa arrabbiare, per condire l'insalata, questo serve sempre per condire l'insalata, per truccarsi, cagazzuola me trucco. Due di questi, due contenitori di questi, uno lo uso per lo zucchero, uno lo uso per il sale, così è tutto nero, tutto elegante, tutto che mi piace tanto, mamma mia che vibes. Dovete assolutamente vedere come sto facendo la cucina, raga, è bellissima. Un padellino piccolo o per sentirmi Rapunzel o per cucinarmi le mie tisane, perché non ho un forno microonde e quindi metto l'acqua qui, si bolle, mi faccio le mie tisane o la mia camomillina o il mio teino, sto diventando mia nonna, però va bene lo stesso. Questi sono due e li ho presi per la mia zona trucco, così li ficco dentro e no, non sono due, è solo uno, forse è troppo alto per la mia zona trucco, vabbè, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Comunque utilissimo per non perdersi le cose, figherrimo. Per chiarellare in cucina, così quando vi devo far vedere i piatti lo faccio così. Tinta nera, che ce dovrà mai fare questa? Tremate, o voi tremate. E questi mi piacevano tantissimo, sono sotto bicchieri, ma mi piacevano da morire, perché io a volte bevo, no, il tè, il caffè, anche sulla mia scrivania, però sulla scrivania lavoro, non voglio che si sporchi, soprattutto di caffè e latte. È carino, perché nel caso ti cada, va su questi, carini, questa è una soluzione carina, appena l'ho visto mi è piaciuto. Questa qui invece è una lampada semplicissima, ne ho prese due, una ce l'ha Lara nella sua nuova scrivania e questa ce l'ho io. Mi piace tanto e questa la userò sempre su, diciamo, fissa su la scrivania. Ma questa me la porto in giro per varie cose, perché a volte mi metto a fare dei video in posizioni strane dove la ring light semplicemente non entra e invece così ho la possibilità di avere la luce praticamente ovunque. E poi questo qui, che ho preso perché ogni tanto registro anche lì seduta con la ring light, ho pensato perché no, quindi questo. Ultimo ma non ultimo, copertura del letto, perché Ash ormai mi sale sul letto, il mio cane mi sale sul letto, anche il gatto ogni tanto, e c'è bisogno di proteggere il letto, e quindi questa è un'ottima soluzione per proteggere il letto. E niente amori miei, io spero tantissimo che questa haul vi sia piaciuta, scrivetemi qua sotto nei commenti qual è il vostro pezzo preferito in assoluto. Noi invece come sempre ci vediamo appunto nel video di domani, spero che vi piacciono questi video che sono mezzi haul, mezzi vlog, secondo me sono carini, però datemi un feedback voi se vi piacciono. E noi come sempre invece ci vediamo domani ore 14:30 sempre qui, e sì, proprio su questo canale. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e seguimi su tutti i social, mi trovi qua sotto nell'info box con tutte le info utili. Ti invito anche a visitare www.chiaraparadisi.it. Ci vediamo domani, love you!
pretty.